Eccolo, eccolo! Inizio questo video sul balcone con questo bel muro rosa che si intona ai miei capelli. Ormai metà bianchi e metà rosa, che in realtà guardate non mi dispiace proprio per niente. Qua c'è un bellissimo panorama. Adesso posso farvelo vedere che oggi non piove. Guardate che figata, montagna. Allora oggi è un giorno speciale perché finalmente il mio riccio conoscerà il mio cane. E quindi tra poco vi farò vedere qual è la prima reazione dei due, come si comporteranno, cosa faranno. Ho un po' paura perché ho paura che il cane inizi a leccare Pepito e Pepito tira fuori gli aculei e me lo punge. Ho paura. Però cercheremo di far mantenere il controllo e la sicurezza a tutti e due. Prima di farlo voglio condividere con voi una cosa che mi è successa ieri, perché sono reduce da una diretta di un giorno intero, perché ho iniziato a streamare su Twitch ieri alle 10 del mattino, ho finito a mezzanotte. Ho fatto giusto pausa pranzo e cena. E ci sta sfuggendo di mano la situazione delle dirette su Twitch, perché l'altra volta abbiamo fatto la penitenza e mi sono dovuto tingere i capelli metà rosa e metà blu, adesso sono diventati metà rosa e metà bianchi. Ieri sera invece è stato assurdo perché a causa di qualche abbonato dovevo indossare una felpa ogni volta che facevano determinate robe. Sembravo un gabibbo. Magari vi lascio qualche clip qua. Sono praticamente quasi stato male. Ora partirà una clip e vi farò vedere quello che succede in diretta, che davvero ci sta sfuggendo di mano. Allora, visto che c'è già stato un abbonato, mi infilo la felpa. E qua dobbiamo continuare la sfida. Ogni qualvolta qualcuno si abbonerà mi metterò una felpa in più. Quindi eccomi qua già con una felpa, se volete vedermi svenire, soffocare in diretta. Dicevano, meno male che stasera ci sarà Tommy. Grazie Pirle per la donazione. Infiliamo una maglietta. Questa qua è addirittura nuova, c'ha ancora l'etichetta. Adesso vediamo come infilarla. Oh madre. La mettiamo sopra la felpa ovviamente. Ho già preso un'altra, ho già preso un'altra. Un'altra maglia, anche questa nuova, anche questa c'ha l'etichetta. Vi ricordo allora, nuovo abbonato, mi infilo una felpa, ogni 200 bit una donazione da 3 euro, mi infilo una maglietta. Vediamo come finisco stasera. No, basta Tommy! Tommy! Oddio! Anche questa qua è nuova. Tutte magliette nuove, tutte con l'etichetta come le sto mettendo. Siamo già a 3 maglie e una felpa. No, Tommy, basta! Ma come faccio? Oddio, non riesco più a muovermi. Prendo un'altra maglia. Prendo un'altra maglia, non so quante ne ho già su. Ragazzi, pezzo forte qua, Mi metto un altro paio di pantaloni. Fatemi prendere una felpa. Mannaggia voi. Sto grondando. Ma questa come me la infilo? Oddio. Non mi ci sta. Oddio. Ragazzi, questa è la condizione. Oddio. Se avete seguito la diretta ovviamente commentate con "io c'ero", che voglio sapere chi c'era. Ovviamente chi non c'era andate a seguirmi perché ci stiamo divertendo tantissimo e tutte le sere siamo lì in live. Magari proponetemi delle nuove penitenze da fare, visto che ho notato che vi piace vedermi tanto soffrire. E nulla, ovviamente sono qua con la felpa a petacolo, perché qua a Verbania dai miei fa un pochino freddo. Oggi un po' è uscito il sole, infatti vedete il panorama è bellissimo. Però c'è un vento e una temperatura bassa, incredibile, rispetto a Milano. Il che mi piace perché io adoro mettere le felpe e indossare le felpe. Fino a quando non me ne fate indossare 4-5 più 6-7 magliette e 2 pantaloni in una diretta, come avete visto nella clip. Allora, eccoci qua. D'ora in poi potete anche spammare nei commenti e chiamarmi Barbuto the Little, perché ho iniziato davvero a parlare con gli animali. Ciao Spillo, vieni qua bellone, vieni qua, fatti vedere un po'. Io ormai sono abituato a prendere in braccio Pepito e tu mi sembri pesantissimo. In realtà sei un cagnolino piccolino, eh? Allora oggi, io ti dico un po', oggi praticamente conoscerai Pepito, che è il mio riccio. Un po' l'hai visto, più o meno. Perché so che la notte rompe le scatole. Non so se lo sapete, però i ricci sono animali notturni. E il mio riccio la notte, tutta la notte va sulla ruota, scava. Non so dove deve scavare, visto che comunque sotto c'è la gabbia. Sì, bello sì. E lui fa gelosone, appena mi avvicino alla gabbia viene lì e vuole attenzioni. Oggi lo conoscerai, finalmente avrete questo... Vedo che sei entusiasta, vedo che è entusiasta, vedo che gli interessa molto l'argomento. Bene, stavo dicendo che oggi conoscerai il Pepitone. Avrai, diciamo, questo incontro a quattro occhi, a quattro zampe, col Pepitone. Cosa dici, sei contento? Sei contento?
Sei pronto? Sì, Pepito. Adesso lo chiamo Pepito. Mi confondete, ragazzi, mi confondete. Allora, ragazzi, ho appena aperto la gabbia per prenderlo. Lui se n'era andato, guardatelo qua. È già venuto. No, quello non è tuo. Non è tuo quel cibo, ok? Non è tuo. Ok, adesso lo prendiamo e ti faccio vedere chi c'è. Ciao, bello, ciao. Adesso mi caghi? Adesso mi caghi? Eccolo qua. Eccolo, eccolo qua. Qua c'è il nostro Pepitone nazionale. Mi pungi? Oggi siete un po' maleducati, eh? Allora, ecco qua. Qua noi abbiamo il nostro Pepitone. Ciao, ciao, bello. Allora, il cane già a piano, piano, spillo, piano, piano, piano. Qua ci abbiamo il nostro Pepitino nazionale. Oh, cucciolino. Allora, finalmente farò conoscere i miei animali domestici. Quello che sta a casa con me a Milano e quello che sta qua con i miei. Spillo e Pepito. Ah, una roba. Alcune persone mi hanno chiesto, ma ti sei ritrasferito di nuovo con i tuoi? No. Come ho detto nello scorso video, sono venuto qua qualche giorno perché erano da mesi che non li vedevo e non potevo muovermi da Milano per la situazione del corona e della quarantena. Adesso finalmente ci si può muovere, quindi ho approfittato per venirli a trovare visto che è da tanto che non li vedo. Ciao Pepito, eccoci qua. Allora, Spillo, tu sei qui. Piano piano, vieni. Allora, piano, piano, no. Spillo, piano, perché ti punge. Un po' impaurito, Pepito. Con calma, con calma. Piano, piano, piano. Chi è Spillo? Chi è? 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 Spillo? Ok, ragazzi, conoscetevi. Allora, Pepito lo vedo molto curioso. Spillo lo guarda con aria sospetta. Piano. Piano. Piano, ragazzi, bravi, così. Marco, prendi quella copertina che c'è appena stata, quell'avvicinamento tra tutte e due, perché è la copertina perfetta. Allora, ragazzi, chi è Spillo? Chi è? Chi è? Piano, ma chi è? Chi è? Chi è? Chi è Spillo? Ragazzi, sto volando, comunque è bellissimo vedere come gli animali, nonostante siano di specie diverse, cercano di, come dire, ma che cavolo fai Spillo? Gli lecchi il culo? Spillo, cosa fai? Guarda che quello fa certe cagate, che ti dico... Stavo dicendo che è meraviglioso come vedere gli animali, anche che siano di specie diverse, come sono incuriositi e cercano subito di avvicinarsi, insomma fare amicizia. È bellissimo, io sono un amante degli animali, infatti non per questo ho un bellissimo riccio. Il riccio più bello d'Italia se non nel mondo. Oh no, Pepito. Marti! Dimmi! Vieni a vedere. Sto facendo amicizia qua. Amore! Basta che non lo lecca. No, non lo so se l'ha capito. Non so se sappia cos'è un riccio. Non so se ne abbia mai visto uno. Oh no, Spillo, chi è? Poverino. No, non me lo spaventare con questi starnuti. Pepito? Si gira Spillo. Corrino, Pepito, io non l'ho ancora visto fuori dalla gabbia. Vai, allora ci sono i croccantini. Prendine uno e prova a darglielo. Non tenerlo, adesso ti faccio vedere. Te Spillo quanto è geloso, è venuto qua vicino a me. Io chiamo Pepito e si gira lui, guarda. Pepito? Pepito? No, non si gira più, l'ha capito. Spillo? No, neanche se lo chiamo per nome. Ok, allora, devi prendere il croccantino, ma non tenerlo così perché sennò lui per prenderlo ti morde il dito. Lo tieni così. No, non è per te, Spillo. Devi così? Sì, guarda che quello sta mangiando la sedia. Spillo? No, rompere. Pepito, Spillo non rompermi. Spillo, porca vacca. Io povero. Non da dietro, non da dietro, che sennò si spaventa e non te lo prenderà mai. Aspetta, te lo giro io. Ma è lui che fa sto rumore? Sì, sì, lui, lui. Fa versi strani. Se mi punge, Giuseppe. No, non ti punge, non ti preoccupare. Non lo vuole. No, vabbè, glielo ho messo là, dai. Lo mangio, lo mangio. Eccolo lì, te l'ha preso. Corri. Fa casino, eh? Eh sì, mordicchia, mordicchia lui. Spillo. E niente, ragazzi. Ecco qua. Piano, piano, Spillo, piano, 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 piano. Ha paura, paura, paura. Si vede. Paura. Facciamolo fare a lui. No, niente, se ne va. Lo vede così grande, secondo me. Pensa se vedo un cane gigante. Mamma mia. Che già, Spillo comunque è piccolo. Che carino. E lui si nasconde, se mi va sotto il divano è un casino. E poi non lo prendo più. Spillo. No, amore, poverino, c'ha paura. Perché quando vai da dietro lui non vede, quindi non sa cos'è. Se vai da davanti si fa accarezzare, vedi? E dove vai, dove vai? Dove vai? Ciao, bello. Spillo. Ma con calma, Spillo. Guarda che me lo stai facendo cagare addosso. Con calma, con calma.
Sdraiati così. C'hai paura anche te, eh? C'hai paura anche te, eh? Non ti sdrai, eh? Non ti sdrai, eh? Poverino, guarda, lo continua a arricciarsi e poi torna a noi. Sì, sì, si adesso si sta avvicinando. Piano. Spillo! Cazzo, che pungi. Guarda, ti punge, eh? Però non punge tanto, sì. Dipende quando, se si arriccia tanto. Così non è tanto arricciato. Perché ti metti sempre davanti? Oh, ti sdrai di fianco? È andato via? No, si mette lì, lo guarda. Perché c'è lui che sta mangiando. Guardate un po', c'è pure lui che sta mangiando. Sono in simbiosi, incredibile. Incredibile, siete più simili di quanto pensiate. Eccolo. Allora, questo è stato un po' il primo incontro tra Pepito e Spillo. Non li ho fatti incontrare finché non ho registrato il video. A parte che sono qua comunque da un giorno e mezzo. Se ci dovessero essere sviluppi, tipo che iniziano a cagarsi un po' di più, perché comunque li farò avvicinare ancora, ovviamente lo registrerò e ve lo farò vedere all'interno di un altro video. Questo è stato un primo incontro. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. A me personalmente è piaciuto tantissimo farli incontrare. Ci sono anche gli uccellini, potremmo far unire anche loro alla gang, che tanto ormai io sono barbuto da little. E nulla, noi ci vediamo stasera alle 21, perché ogni sera siamo in diretta su Twitch, mi raccomando, vi aspetto. E poi ci vediamo mercoledì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video qua su YouTube. Ciao belli, mi raccomando, link in descrizione per mascherine, felpe, petacolo, maglie, tutto link in descrizione nel primo commento. Tutti con la felpa di barbuto, sempre piaciuto.